Benvenuti alla nuova edizione di Questo non è un TG Giovani, presentato da Giorgia Giusto. Gli argomenti di oggi sono Sport, Luca Toni chiuderà la sua carriera in Italia. Informatica, le novità sul superacceleratore CERN. Scienza, Wikia Green, l'enciclopedia verde online. Informatica, i computer indossabili. Luca Toni chiuderà la sua carriera in Italia e dice: giocherò ancora 5-6 anni. Luca Toni vuole chiudere la sua carriera in Serie A. L'ha detto l'attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale al settimanale tedesco Die Zeit. In Italia sono ferma a quota 99 gol, voglio arrivare a 100. Toni, capocannoniere della Bundesliga nella passata stagione, ha aggiunto: voglio continuare a giocare ancora per 5-6 anni, quindi per un ritorno in patria c'è ancora tempo. Cominciata la nuova fase di collaudo del superacceleratore CERN. Dopo l'accensione è cominciata una nuova fase nell'avventura dell'acceleratore Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, che consiste nell'iniettare il fascio e nel bloccarlo dopo una sola rivoluzione completa del 27 km dell'acceleratore. Il passo successivo sarà accendere i sistemi di radiofrequenza, i motori che accelerano le particelle e che tra alcuni giorni permetteranno di iniettare due fasci contemporaneamente. Internet. Nasce Wikia Green, l'enciclopedia verde online. Orsi polari, sul riscaldamento globale, politiche ambientali, addirittura un glossario verde che contiene termini come biofuel. Tutto quello che riguarda l'ambiente viene spiegato nella nuova enciclopedia verde di Wikia, lanciata da Jimmy Wales, cofondatore di Wikipedia. Basata su un click sul sito green.wikia.com per scoprire l'universo verde di Wikia Green. In un'intervista rilasciata dal sito dig.com, Wales ha dichiarato: l'idea mi è venuta in mente dopo una conversazione a Gore. Presto in commercio anche i computer indossabili. Tra non molto potrebbero essere oggetti di uso comune. Piccoli computer da portare nella cintura, controllabili anche solo a voce. Il display sarebbe direttamente nel campo visivo attraverso un piccolo schermo LCD a lato della testa o visibile in una trasparenza con una lente. World at Work, letteralmente indossato al lavoro, è il nome del progetto europeo portato avanti da un consorzio che coinvolge 42 partners in 16 paesi, con un budget di 24 milioni di euro. Con questo è tutto, questa era l'ultima notizia, saluti da Giusto Giorgia, alla prossima puntata.